Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui dopo tanto tempo con un nuovo prank, ovviamente alla mia ragazza. Oggi andrò a fare uno scherzo bastardissimo che ho visto che hanno fatto altri youtuber, ovvero farò finta di far credere alla mia ragazza che l'ho tradita. E in che maniera? Quando saliamo in macchina io spruzzerò un profumo e metterò delle mutande dietro al sedile, così in modo che lei quando entra in macchina sente l'odore del profumo e vede le mutande. Penso che per come lei la vedo tosta che la passi liscia io, quindi penso che prenderò tante botte. Quindi lasciate un like solo perché io prenderò le botte. Poi commentate qui sotto al video altri scherzi che vorreste vedere. E vi ricordo come sempre di rimanere aggiornati su tutto, quindi seguirmi su Instagram, sono Di Martino. Iscrivetevi al canale perché siamo quasi a 500.000, vi voglio un bene assurdo. E fatemi sapere se vi piacciono questi scherzi. Ah sì raga, siccome non vi ho mai fatto vedere la mia macchina, scrivetemi sotto nei commenti se volete un vlog dove ve la faccio vedere. Bando alle ciance, andiamo in macchina. Eccoci ragazzi, siamo qui in macchina. Adesso devo andare a prendere Grazia e cominciamo. Come vi ho detto prima, vado a prendere il profumo e lo spruzzo un po' qui dentro la macchina, in modo che lei quando entra dice: cos'è sto profumo? Visto che comunque è un profumo da donna, io non li uso. Dopodiché raga, vado a prendere le mutande e le metto qui dietro. Con una scusa gli dico: prendi una cosa che ho lì nello zaino, tutte queste robe qua, le vedrà le mutande. E si arrabbierà tantissimo raga, ho paura, perché già se vede che parlo con una mia amica si arrabbia. Quindi non oso immaginare se trova delle mutande nella mia macchina. Quindi adesso metto bene il telefono, passo a prenderla e vediamo. Un po' paura lo ammetto, però raga sto andando da lei, sono mega preoccupato perché ho paura di quello che possa succedere. Grazia è un po' istintiva, quindi ho paura di prendere le botte. La vedo. Eccola. Ops. Eccola. Ciao amore. Ciao bubù. Sì, bacino con la mascherina. Devi prendere le cose per i denti, l'antigotà. Yes. Che hai fatto? Hai studiato? Mm-mm. Fatto video lezione? Yes, ho preso 9 in inglese. 9 in inglese? Che in realtà in inglese faccio schifo. Stai? Sto bene. Perché mi dai tutti questi baci? Che cosa hai fatto che non va? Perché c'è sto grasso, strano odore in macchina? Che odore? Il profumo. È il tuo? No, io puzzo sempre, non l'ho detto mai. È il mio allora. Vieni qua. No, non è il tuo. Come no? No. È il mio, è un miglio. No, è nella macchina. Che l'ho lavata? L'ho lavata la macchina. Ma quando? Ieri. Ah, perché tu lavi la macchina? Certo che lavo la macchina. Ma quando? Amore, è il profumo della macchina che ho messo. Amore, non è il profumo di una macchina. È il profumo che quando la vado a lavare la macchina metto anche sempre il profumo. Ma non ci credo neanche se me lo fai vedere. Perché? Perché no. Chi è stato nella tua macchina? Amore, sono stato io e i miei amici. Era tua amica, dai, prego. No. L'altro, come si chiama? Perché mi fai tutte queste domande? Gli hai dato un passaggio? Non ho dato un passaggio a nessuno. E perché c'è sto strano odore in macchina? Guarda che se hai dato un passaggio puoi dirmelo, non verrà. Non ho dato un passaggio a nessuno. Tanto le conosco, quindi non verrà. Ma non ho dato un passaggio a nessuno, sei te che senti, io non lo sento. Tu apri il finestrino, poi vediamo. No, io lo sento. C'è l'autovelox, devo andare un po' più piano. Quindi? Cosa? Bah, mo dobbiamo litigare per un profumo, dai. Beh, scusa, mi sei invitato una tua amica in macchina, vorrei anche saperlo. A parte che non ho invitato nessuno e non ci sarebbe nulla di male. E poi non c'è nessun profumo, sento nulla, è il mio. Ecco, è 1 million. No, io sento un profumo di una donna. Perché hai quella faccia al culo? Dai, è la mia faccia. Siamo arrivati, scendi a prendere il coso. Dimmi. Aspetto qua. Stavo finendo di parlare. Sì. Raga, già sei mega incazzata per il profumo. Io raga, mi scappa troppo da ridere, non ce la faccio. Si è già arrabbiata per il profumo, non oso immaginare quando vede le mutande. Adesso dopo quando viene gli dico: metti, cosa devi fare? Metti lì, faccio così. Secondo me, raga, botte. Adesso aspetta che torna e vediamo. Ma mi sono spostato, amo.
Sono sì. Spostato perché lì non potevo stare. Ma infatti non mi metto le dita, è santo. Mettilo lì. Ah, è santo, mettilo dietro. Oddio, queste mascherine di merda. Aiuto. Ma scusami, Dimmi. Hai sbagliato, devo prendere un'altra cosa. No, perché ci sono queste? Cosa? Che cazzo ci fanno di più? Cosa sono? Sono delle mutande, ma sei co... Non sono mica mie. E di chi sono? Non lo so. Ma dov'erano? Lì? Ce l'hai messe te, dai, adesso per farmi lo scherzo. Ti tiro due schiaffi. Erano sopra il sedile. Guarda, io non... Non lo so, mica lo per... Erano sul sedile, ma sei scemo? Non sono mie. Di chi sono? Non lo so. Non lo sai? Cos'è? Le mutande appaiono così. Non sono mie, forse... Ieri ho prestato la macchina... E quindi forse, non lo so. Ma sei... Non lo so, amore. Cioè mi stai dicendo che hai fatto le corna... Non sono mie. Un altro scoop? Non sono mie. E di chi sono? Non lo so. Dai, lascia stare, non lo so che boh, me l'avrò dimenticato il film. Ma lascia stare una cosa, ma ti pare normale trovare delle More, mutande? Dai, andiamo a casa, non c'ho voglia no, di rotture. Mi lascia a casa, sì, ma mi lascia a casa. Cioè, dopo non mi rompi più così. Parla piano, c'è una figuraccia davanti a tutti. Non me ne frega un c***o. Non cioè, sono ma mie. Cioè, ma ti pare normale? Non sono mie, non... Ti pare normale? Non sono mie, cioè, non... Non so. Non me ne frega un c***o. Chiudi i finestrini, sennò c'è una figuraccia davanti a tutti. Comunque non sono mie, non so. Cosa c'è? Perché mi guardi così? Dai, amore, non c'ho voglia di. Cosa pensi che c'è? Cosa pensi che. Pensi che abbia portato qualcun'altra qui? È uno scherzo? No. E adesso è uno scherzo perché cosa ci facevano le mutande lì? Non lo so. Andiamo a casa e ti spiego, dai. No, se andiamo a casa, mi lasci a casa. Cioè, non lascio, che andiamo a casa. Ti lascerò a casa, andiamo. Non che andiamo a casa e mi lasci a casa, cioè vieni tu su. Non vieni tu dai, su. Dai, ti lascerò a casa. Perché poi... fai una figura di merda con mia mamma, te lo dico subito. No, poi ne parliamo, dai. No. Qua? Ti lascio qua, scendo anche io? No, scendo da sola. Perché devi scendere da sola? Perché scendo da sola. Ma perché devi fare così adesso? No, perché devi fare così adesso che cosa? Sì, mi ero rotto. È finita? Mi ero è finita la delle mutande? Beh, hai detto poco? Cosa? Non le ho usate io? Sembra che mi stai prendendo per il culo. Dai, dammi un bacio, vieni qua. No, dammi un bacio al cazzo. Oh. Dai, levati da cazzo. No, non me ne dammi frega un bacio. No, no, me ero i coglioni. Ma cosa è? Me ero... No, me ero i coglioni. Buona. Ma dove vai? Dove vai? Che lanci c'è? Dove vai? È uno scherzo. È uno scherzo. Vieni qua. È uno scherzo, torna qua. È uno scherzo. Prima comunque fa... È uno scherzo. Non voglio più stare con te, adesso ti ho trovato la scusa per lasciarci. No, ma come? Vieni qui, torna qui. Ah, niente, lo scherzo è riuscito? Ma io non voglio più stare con te. Basta, amore, non c'è più il video. Ma lo sto scherzando. Cioè, non vuoi più stare con me perché ti ho fatto lo scherzo? No, perché fai sempre così, mi hai rotto il cazzo. Perché ti faccio sempre scherzi? Sì. Allora dai, il prossimo scherzo me lo farai tu. Ragazzi, consigliate qui sotto nei commenti il prossimo scherzo che Grazia mi deve fare. Soprattutto, siccome poi se ce lo scrivete nei commenti noi andiamo a vederli, scrivetecelo in direct su Instagram. Quindi seguiteci su Instagram per consigliarci altri scherzi per altri video. Il video finisce qui, spero vi sia piaciuto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Fatemi sapere qual è stata la vostra parte preferita. A me quella dove mi è andato lo schiaffo non mi è piaciuta per niente. Comunque noi ci vediamo in un prossimo video. Bella.